Ben ritrovati con il comizio.it. La settimana politica è stata caratterizzata, terremotata dallo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, uno scontro che ha lacerato ulteriormente, spaccato il Movimento 5 Stelle, gettando un'incognita sul futuro dello stesso movimento, se resterà tale, se ce ne saranno due, se la cosa improbabile verrà ricomposta. Diciamo un fulmine a ciel sereno per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle, che con la leadership di Conte sembrava aver rilanciato le proprie ambizioni politiche dopo una fase decisamente difficile, soprattutto per l'esito dei due governi presieduti dallo stesso Conte, ma anche per il crollo di consensi dello stesso movimento sia a livello nazionale sia sul territorio per quanto riguarda i sindaci. Beh, questa leadership sembra essere durata poco per una situazione che lo stesso Grillo ha voluto creare in modo così estemporaneo e così virulento, così come ci aveva abituato negli anni scorsi. La partita poi si sposta anche sul piano del rapporto con Casaleggio, con Rousseau, un rapporto che si era deteriorato soprattutto per le pendenze economiche che c'erano tra l'Associazione Rousseau e il Movimento 5 Stelle. Grillo ha ricomposto il rapporto con Davide Casaleggio contro Giuseppe Conte, quindi la situazione si è ulteriormente ingarbugliata. La domanda è perché Grillo ha seguito questa strada dello scontro così aperto? Beh, al di là del personaggio, che è certamente molto particolare, ci possono essere varie interpretazioni. Lo vedremo nei prossimi giorni. Certo è che una situazione del genere mina quello che è l'assetto di una possibile futura maggioranza 5 Stelle, PD e sinistra, che sembrava in ascesa rispetto ai mesi scorsi, quando il centrodestra era nettamente in vantaggio. A proposito di centrodestra, una condizione, quella della alleanza tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Forza Italia di Silvio Berlusconi, che sta vivendo una fase altrettanto particolare. Perché? Perché il centrodestra è tuttora la forza maggioritaria nel paese, tuttavia vive delle divisioni piuttosto nette. Una era quella tra i sovranisti, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e la componente moderata rappresentata soprattutto da Forza Italia, che si richiama ai valori dei popolari europei. Nelle ultime settimane proprio Silvio Berlusconi ha gettato il sasso nello stagno proponendo il partito unico del centrodestra, quindi federando o addirittura unendo in un unico partito le forze che compongono questa coalizione o ex coalizione o futuribile coalizione. Una condizione che sembra essere più gradita a Matteo Salvini, benché lo stesso Salvini abbia detto i tempi sono ancora prematuri e se ne riparlerà tra un annetto. Certamente chi non è affatto d'accordo è Giorgia Meloni. Molti sondaggi dicono che Fratelli d'Italia è il primo partito, quindi vuole capitalizzare Giorgia Meloni questa posizione autonoma, questa posizione di contrapposizione, opposizione al governo Draghi, l'unica opposizione. Quindi chiaramente avrebbe poco da guadagnare in una fusione a freddo o meno, così come è stato detto sia da Silvio Berlusconi che dagli osservatori politici del centrodestra. Quello che è certo è che il centrodestra è in difficoltà soprattutto nella partita per i sindaci nei vari comuni. A Milano soprattutto c'è una situazione abbastanza sospetta,
surreale della ricerca del candidato sindaco da contrapporre a Beppe Sala, nonostante il centrodestra sia maggioritario a livello di sondaggi in città, il rivale di Beppe Sala, l'ipotetico rivale, ancora non c'è. Se ne brucia uno alla settimana, veti incrociati, proposte più o meno credibili, personaggi più o meno conosciuti. Per ora crediamo che il sindaco Sala possa dormire sonni tranquilli. Insomma, una situazione abbastanza ingarbugliata sia a livello nazionale sia a livello locale. La politica è ancora in una fase di crisi di identità, di progettualità, di idee e di formule, tant'è che siamo nel pieno di un governo non tecnico, ma presieduto da una figura esterna al mondo politico e ai partiti, che è Mario Draghi, e vedremo anche quale sarà la salute del suo governo alle prese con il superamento della crisi pandemica. È tutto, l'appuntamento è per la prossima settimana con il punto politico del comizio.it.